a due passi dalla Minerva, 3 Store Pavia. Assistenza tecnica in collaborazione con 393 Voghera. Servizio ReFone per trasferire dati dal vecchio cellulare al nuovo smartphone. E con 3 si è davvero free. Persino di cambiare uno smartphone sostituendolo con l'ultimo modello presente sul mercato. Vieni a saperne di più in Viale della Libertà 6B o clicca a 3storpavia.it. Il consigliere e la cognata del comune di Casteggio nell'ultimo consiglio comunale ha lamentato il fatto che i lavori di riqualificazione riguardanti alcune vie, monumenti e la messa in posa delle panchine in via Manzoni stanno subendo alcuni ritardi. Ma secondo lei a Casteggio che cosa funziona e che cosa no? Tutto non funziona. Si può riferirsi nello specifico a qualcosa? Tutto, le strade, quello che si vede in giro, tutta la gente che reclamano. Quindi non vede un problema specifico, dice tutto, però non riesce a dire nello specifico qualcosa che proprio non le va? O... Come non le va? Ma ce n'è qualche... Ci abbiamo qui tutti quegli altri comunitari lì e non li paghiamo? Ah, quindi si riferisce più specificatamente a un problema di immigrazione, vede una... Sì, insomma, come si parla? Non ci danno niente a noi per dare lì a loro. In linea generale, giudica positivamente o negativamente il lavoro che sta portando avanti la maggioranza in comune con il sindaco Callegari? Vabbè, ma io non l'ho votato, per me non va bene, ma però è lì, se lo dobbiamo tenere. Però non, secondo me, se mettiamo bene a un altro, la SIPA è sempre quale. Quindi anche comunque cambiando alla fine sempre non cambierebbe però, il problema. Però è anche giusto cambiare, perché insomma è 15 anni che è lì. Lei vorrebbe qualcuno di più giovane, qualcuno di nuovo? No, se, gioventù. Che difficoltà, mi mettete proprio in difficoltà. Ma, non è che non funzionino le cose, certo se ci fosse un po' più di verde, ma tutto sommato il movimento c'è, i bar lavorano il venerdì sera, noi con i negozi siamo contenti, nel senso che più gente viene giù e più si lavora. Quindi dal punto di vista dei commercianti, secondo lei Casteggio è un buon posto dal punto di vista commerciale? Si può sempre fare di meglio, ma è sempre un buon centro di gente, di persone che possono venire giù, ecco, a livello anche turistico. È più all'esterno, cioè già i venerdì sera portano gente, di conseguenza tanto meglio. E per la mia attività, che è abbigliamento da donna, va benissimo. Funziona tutto, non funziona niente, nel senso che come ogni città ha le sue problematiche. Ok, ma in linea generale giudica positivamente o negativamente il lavoro che sta portando avanti la maggioranza in comune con il sindaco Callegari? No, positivamente, perché stanno facendo delle cose buone. Ad esempio ha partecipato ai venerdì di Casteggio, gli ultimi eventi che sono stati organizzati? Sì, è una cosa buona per la comunità, ma andrebbero cambiati perché dopo tanti anni sono sempre uguali e monotoni, quindi qualche cosina cambierei. Ha qualche idea in particolare? No, idea in particolare no, però organizzerei qualche manifestazione oltre che i soliti bar aperti o qualche concertino così. Farei qualcos'altro più che altro, per ingrandire o modificare. Qualcosa più nel concreto che invece non funziona? Poca sorveglianza sul comune, secondo me. Cioè girano poco le forze dell'ordine o non fanno quasi nulla, al di là delle multe.